Le vie di Dante ripercorrono le orme di Dante Alighieri, non solo nel suo peregrinare da Esule tra Toscana e Romagna, ma anche in quei luoghi che lo videro crescere e formarsi come uomo. In occasione delle celebrazioni dei 700 anni della morte del sommo poeta, questo progetto interregionale che vede coinvolti 35 comuni con capofila la città metropolitana di Firenze ci porta non lontano dal capoluogo, alle pendici dell'Appennino per l'esattezza, vicino alla confluenza di due fiumi che hanno segnato la storia del territorio, la Sieve e l'Arno. Siamo nel cuore della Val di Sieve, tra le vigne, e parliamo di Dante in questa zona con Emiliano Cribari, guida ambientale di professione, camminatore per passione. Allora Emiliano, ci troviamo in un luogo importante per Dante dal punto di vista storico, dal punto di vista paesaggistico. Ci puoi raccontare un po' qual è il legame tra il sommo poeta e questo territorio? Il legame è forte. Dante passò di qua, si presume, insomma, tante volte. E a me spesso camminando mi è capitato di immaginare Dante camminatore che arriva qua da San Benedetto in Alpi, arriva qua da San Gaudenzio, dopo aver visto, visitato, essersi riempito gli occhi con l'Appennino tosco-romagnolo, quindi boschi. E consideriamo che il paesaggio che abbiamo sotto gli occhi noi adesso è sensibilmente diverso dal paesaggio che riempiva lo sguardo di Dante. È diverso oggi, molto diverso il nostro modo di camminare rispetto al suo. Dante, come San Giovanni Gualberto, come San Francesco d'Assisi, come Dino Campana, camminava per necessità, era l'unico modo per spostarsi. Noi ormai camminiamo la domenica per diletto sostanzialmente. Questo ha una ripercussione importante sulla meraviglia, sullo stupore che quest'uomo deve aver avuto negli occhi arrivando in posti come questi. E quando Dante arriva qua prende la via, si pensa, insomma, ma ne siamo quasi certi, insomma, per Pontassieve. Quindi si lascia alle spalle il ponte di Vico, detto anche ponte di Annibale, perché la leggenda narra che Annibale attraversò questo ponte per poi andare ad affrontare le legioni romane. Passa sul ponte Mediceo e poi c'è questo verso, ove la Sieve con l'Arno si confonde, che è il punto che per i pontassievesi è la draga, la confluenza fra la Sieve e l'Arno. Ma Dante passa di qua anche quando, tornando dal Casentino, alza lo sguardo verso quella che si pensa fosse la zona Monteloro, alle pendici di Fiesole, dove avevano una tenuta i suoi familiari, guarda caso a poche centinaia di metri dalla villa della famiglia di Beatrice Portinari. In mezzo un simbolo, ma comunque c'era e c'è concretamente, la chiesa di San Miniato a Pagnolle. Leggenda narra che fu proprio una domenica all'uscita da questa chiesa che Dante incrociò lo sguardo con questa meravigliosa fanciulla, scoccò l'amore e sgorgò la poesia. Attraversando il tratto che separa Dante dalle pendici di Fiesole, da Pagnolle, Dante attraversa quella che è forse l'area naturalistica più importante della Val di Sieve, l'Ampil, Santa Brigida, Poggio di Paghera, Valle dell'Inferno, non a caso Valle dell'Inferno, che è un luogo straordinario, un dedalo di sentieri, anche scoscesi, boscosi, ci sono torrenti, è veramente un'oasi, ma anche tormentata, anche inquieta per chi ama camminare nella zona, che tra le varie emergenze vegetative che presenta, ne presenta una in particolare, che è quella del cisto laurino, il cisto laurino che pare sia arrivato in Val di Sieve, portato da Santa Brigida dalla Spagna, non a caso sui Monti Iberici c'è un santuario circondato proprio dal fioriture di cisto laurino. Pontassieve vede i suoi albori nel Medioevo, quando la Repubblica Fiorentina ebbe l'esigenza di controllare la strada che collegava la Romagna al Casentino, alla confluenza tra la Sieve e l'Arno. Un comune oggi ricco di bellezze naturalistiche, di boschi, sentieri e angoli nascosti che il progetto delle vie di Dante vuole far conoscere anche ai meno attenti.
come Comune di Ponte a Sieve siamo ovviamente molto contenti di far parte di questo progetto, perché come ho detto altre volte c'è un valore duplice, quello chiaramente è turistico, perché è l'occasione per avvicinare al nostro territorio turisti che vengono da molte parti del mondo e che possono fruire di paesaggi particolari che probabilmente non tutti hanno. Penso alle vigne del Chianti Rufina, penso ai tratti boscosi in cui ci sono cipressi e tipologie di piante che altrove non si vedono. Quindi credo che sia un valore per chi viene. E come ho detto altre volte, è un valore anche per i pontassevesi, perché aprire nuovi tracciati, segnare i sentieri, nel momento in cui abbiamo ripulito i sentieri, i pontassevesi hanno riscoperto tratti che avevano dimenticato. Quindi per noi c'è questo valore doppio di cui siamo orgogliosi e contenti. Ma la storia permea la zona di Ponte a Sieve, ricca di bellezze architettoniche che si mescolano a quelle paesaggistiche, creando un mix che spesso lascia stupiti i turisti che per la prima volta arrivano in quella che da sempre è una terra di passaggio per i viaggiatori. Lungo il tracciato che segue il percorso si costeggia l'Arno e si arriva direttamente nel centro storico. Qui siamo nel borgo storico di Ponte a Sieve, e da qui si vede il ponte Mediceo che è dietro di me, ma che non è l'unico elemento caratteristico, perché passando dal borgo si osserva ad esempio la porta aretina, quella che noi chiamiamo la torre dell'orologio, che è molto bella, su cui si possa dire ci sono degli elementi interessanti. E lungo il cammino poi si toccano, si lambiscono elementi caratteristici come il ponte a Vico, che è un ponte antichissimo, che insomma è molto più antico di quello che è dietro di me, anche se ormai ne rimangono solo alcune tracce. Si passa vicino alla Torre di Acone, ma ripeto, quello che piace ai nostri turisti quando passano in questo tratto è proprio il paesaggio. Le vigne ad esempio sono un elemento caratteristico che colpisce, perché nel tratto poi da qui alla Romagna evidentemente non ci sono altri paesaggi come questo, quindi spesso è molto apprezzato. Percorrendo controcorrente il corso dell'Arno si arriva a Rignano, che come Ponte a Sieve si sviluppa in epoca medievale per poi crescere intorno alla costruzione di un altro ponte mediceo sul fiume. Non a caso il nome originale era proprio quello di Ponte a Rignano. È un progetto che ho il piacere di pensare finalmente a livello interregionale, cosa che inizialmente sembrava non potesse essere fatta, invece finalmente anche i nostri territori, come quelli da Ravenna a Firenze, ma anche i territori da Firenze al Casentino, possono avere rilevanza su questo bel progetto che vede coinvolti tutti i nostri comuni. Potremmo noi, sui nostri territori meno conosciuti, sviluppare temi sia culturali, sia di turismo slow, a cui noi abbiamo dato una valenza particolare. Infatti il nostro comune è un comune che ha un timbro che è Rignano sull'Arno, crocevia di cammini, perché noi abbiamo tuttora chiaramente un ponte che era il ponte di congiunzione fra le due sponde dell'Arno, antichissimo, che a differenza era l'unico ponte che si trovava nel tratto dell'Arno da Firenze a Arezzo, per cui la valenza del ponte era enorme. Come tutti i comuni di questo territorio, anche Rignano mescola bellezze naturalistiche ad attrazioni storico-culturali. Chi viene in visita sui nostri territori avrà modo e il piacere di scoprire dei gioielli anche a livello culturale e storico. Abbiamo una bellissima abbazia che è il monastero di Rosano, è un monastero di clausura dove all'interno c'è un crocifisso ligneo di scuola, è uno dei pochi in tutta Europa, ancora restaurato e ancora visibile. C'è una bellissima torre, si chiama Torre Accona, una bellissima villa nelle prospicente al San Donato, è anche quella di fama, tutti quelli che passano insomma tendono e hanno la voglia di fotografarla. Ci sono gli scavi di Castelluccio, che sono degli scavi importanti archeologici, che sembra siano gli unici
presenti ancora e visitabili sui nostri territori e su cui ancora l'università sta facendo progetti con i ragazzi dell'università per archeologia, e quelli ospitiamo una volta l'anno proprio per portare avanti il discorso degli scavi. Abbandonando le sponde dell'Arno, ci si addentra nel territorio comunale di Reggello, il cui abitato nasce come luogo di mercato tra la via del Casentino e la via Cassia, ma che soltanto nel 1773 diventa ufficialmente comunità grazie ad un decreto del Granduca Leopoldo II. Il comune di Reggello ha aderito alle vie di Dante perché è un tracciato storico, culturale, simbolico e filosofico che unisce due regioni importanti come la Toscana e l'Emilia-Romagna, culle della civiltà rinascimentale, e quindi per noi è l'occasione per valorizzare i nostri tesori artistici e culturali e naturalistici. Le vie di Dante toccano Reggello nella pieve romanica di Pitiana a Donnini, che si affaccia su un panorama mozzafiato, è immersa nelle ulivete tipiche della campagna toscana, e dalle nostre olivete estraiamo il prodotto di eccellenza del nostro territorio, che è l'olio. L'olio di Reggello è rinomato per la bassa acidità e per le caratteristiche organolettiche particolari. La via di Dante da Pitiana ci porta a Vallombrosa, che con la sua foresta, la riserva biogenetica naturale, si estende per 1270 ettari ed è un museo naturale a cielo aperto. Racchiude circa 1000 specie arboree ed è stata la sede del Regio Istituto Forestale. Reggello può quindi vantare uno dei luoghi naturalistici più affascinanti non solo della città metropolitana di Firenze, ma di tutta la Toscana, la riserva naturale biogenetica di Vallombrosa. La foresta occupa una superficie di quasi 1300 ettari. Qui convivono più di 3000 esemplari di oltre 1000 entità botaniche appartenenti a 85 generi. La sua storia si intreccia con quella dei monaci benedettini vallombrosiani, la cui congregazione fu fondata nel 1036 da San Giovanni Gualberto. 22 anni dopo, nel 1058, vide la luce un piccolo monastero, nel corso dei secoli trasformato in una delle abbazie più imponenti dell'area fiorentina. Nel 1869 l'abbazia divenne sede del Regio Istituto Forestale, la prima scuola forestale italiana. Nella riserva si trovano gli arboreti sperimentali, una collezione di specie autoctone ed esotiche costituita da migliaia di esemplari provenienti dai 5 continenti. Oggi sono gestiti dal reparto Carabinieri Biodiversità di Vallombrosa e vengono effettuate attività didattiche e visite guidate. Nel 1921 lo scultore Hendrik Christian Andersen realizzò una medaglia in cemento armato dedicata proprio a Dante e Beatrice, collocata nel chiostro della chiesa dell'abbazia. A memoria di come il sommo poeta possa aver trovato rifugio in questi boschi ai confini con il Casentino nei primi anni del suo esilio.